sempre io, nuovo video, sarete stufa di vedermi vestita così, però va bene, cioè, insomma, lo faccio per voi, per farvi il video super super veloce, primer soprattutto, è necessario farlo rapidamente, di modo che chi vuole andare a comprare le stesse cose può andare rapidamente a comprarlo, tipo prendersi un aereo se si trova nel sud Italia e volare da Primark. Questo è il video degli acquisti che ho fatto autunnali 2018, sono andata da Primark con l'intento di comprare la palette di Alice in Wonderland che ho visto dalla mia amica Lucrezia, che l'aveva comprata e mi sono innamorata. Però lì davanti al fatto compiuto l'ho vista, l'ho cercata, non la trovavo. Poi l'ho vista casualmente, ho detto cazzo, cioè no, 12 euro, mi sembrava un po' troppo, ma era troppo fatta bene, solo che avevo già speso troppi soldi e quindi ho detto no, avevo già un po' di roba nel carrellino e non l'ho presa, però la vorrò prendere, mi sa la prossima volta la voglio prendere, sono pentita. Ho preso però delle cosucce in saldo. Una vi piacerà tantissimo a voi amanti del nero, non questa, però è bella anche questa. Questa mini, no, non è una mini bag, è una grossa bag. È una bag normale, molto carina, nera. Ovviamente le borse di Primark hanno dei prezzi molto ridotti. A me piacciono rispetto al prezzo che hanno, cioè col prezzo che hanno mi piace la loro qualità, perché comunque non è una qualità proprio schifosa, schifosa. E quindi spendiamo poco, abbiamo comunque delle borsettine glamour, ovvio, non si parla di borse di pelle. Borse vintage, borse da 1000-2000 euro, 3000 euro, però per la loro cifra che hanno fanno il loro mestiere, quindi io non le disdegno, diciamo. Questa mi piaceva la forma perché è una forma particolare, sembra un po' indianina, siccome io ho gli stivali con le frange neri, sia bassi che alti, questa mi è sembrata perfetta. E mi è sembrato perfetto anche il prezzo perché veniva a 7 euro da 14, sconto 50%. L'ho presa io, forse l'ha presa anche mia mamma, identica. Però non l'abbiamo presa insieme, cioè ci siamo trovate che l'avevamo tutte e due nel carrello. Poi ho preso questi leggings giganti perché è una taglia 42. Ora li proverò, ma sono andata, diciamo che sono andata un pochino, come si dice, cioè, a stima. Ho preso la 42, non volevo neanche che fossero troppo succinti, spero che non mi stiano grandi. Questi li ho pagati da 16 euro, erano scontati dell'81%. E trovare un capo scontato dell'81% a ottobre, fine settembre, per me è una buona cosa. Sono dei leggings di cotelle, un pochino bondage, come ho detto a mia zia, con tutti questi laccetti. Carini, siccome io non ho tantissimi leggings, ho detto dai, vabbè, prendiamoli. Mi sembrano enormi a vederli così. E la cosa carina, tra l'altro, che non vi ho fatto vedere, e non sapevo neanch'io perché non ho visto il sotto, mi sono limitata alla parte sopra col cartellino, è che hanno, guardate, il lacciottino in fondo così. Poi magari per curiosità li provo, così vediamo. Ma 3 euro. Poi, vista appunto sensitivamente parlando del freddo e del gelo, ho preso queste ciabattine per l'inverno, che sono carinissime, poi le ciabatte di Primark costano poco, non devo più andare alla ricerca di De Fonseca di 10 euro, le ho pagate 3 euro. Sono tutte pelucciose e sono molto molto carine. E di solito mi durano tutta la stagione invernale le ciabatte di Primark.